Parleremo di Porsche e dei suoi e-fuel, parleremo di mobilità con il car sharing, parleremo anche di incendi delle auto elettriche e infine parleremo di monopattini. Bene, benvenuti in questo nuovo video dedicato alle news. Iniziamo quindi con Porsche e i suoi e-fuel. Difatti Porsche si sta impegnando tantissimo su questo fronte per quanto riguarda il mantenimento in vita delle sue 911. Sì, perché diciamo che il grosso della progettazione e dello sviluppo del continuo del motore termico, nonostante le nuove normative, sarà più che altro dedicato proprio a quell'auto, sia per quanto riguarda la mobilità per strada, sia per le gare. Porsche ha già avviato una fabbrica nella Patagonia cilena e prevede di poter produrre già subito nel 2022 circa 150.000 litri di questo e-fuel. Entro il 2024 arrivare a 55 milioni di litri di e-fuel e arrivare poi nel 2026 a circa 550 milioni di litri di questi nuovi carburanti. Avevamo già parlato di questo, avevamo già parlato di Porsche che si sta impegnando in questo senso. Il via alla produzione di questi e-fuel è già praticamente scritta e pronta, il 2022 è vicino, per cui possiamo vedere i primi risultati di quelli che potremo vedere presto i primi risultati di quelli che possono essere proprio di quella che può essere la produzione di questi e-fuel e il loro comportamento sulle nostre auto. Degli e-fuel ne avevamo già parlato. Tecnicamente non cambierà praticamente nulla, per cui un vecchio motore a benzina, un vecchio motore diesel potranno utilizzare tranquillamente questi carburanti e inquinare fino al 90% in meno. Porsche, anche se si sta muovendo tantissimo anche per quanto riguarda la mobilità elettrica, per quanto riguarda le gare, ha per esempio detto che ci sarà un campionato con le 911 a motore con motore a combustione interna e poi ci sarà un altro campionato invece con le auto mosse dal motore elettrico. Insomma, non vuole lasciare a piedi i suoi vecchi clienti con le 911, ma probabilmente anche quelli che ancora acquisteranno questo tipo di motorizzazione. Uno spiraglio magari anche per altre motorizzazioni termiche che potrebbero continuare ad essere utilizzate magari anche dopo il possibile blocco del 2035 di queste motorizzazioni, quantomeno nella produzione e nella vendita, e dando un po' di respiro al settore automobilistico che comunque con una direzione solo verso l'elettrico avrebbe sicuramente tante difficoltà, per cui ben vengono questo tipo di iniziative. L'amministratore delegato di Porsche ha più o meno cercato di dare un'indicazione sul possibile costo del carburante. È normale che con le prime produzioni costerà all'incirca 10 euro al litro, ma una volta che la produzione sarà entrata nel suo pieno, dovrebbe arrivare a costare all'incirca 2 dollari al litro. Il prezzo è un po' altino, quasi è più alto anche della benzina, certo, però poi bisognerà vedere questi carburanti una volta che il settore elettrico si sarà sparso per tutto il mondo, quanto poi costeranno anche i normali diesel e i normali benzina, per cui staremo a vedere. Nella seconda notizia parliamo di mobilità in car sharing. Sta prendendo sempre più piede, specialmente tra i più giovani, questo tipo di mobilità. Ne avevamo anche di questo parlato in un altro video. La nuova generazione tende a non volere un'auto di proprietà, magari anche a non potersela permettere, per cui ci sono tante nuove realtà che offrono anche piccoli servizi di noleggio, anche solo per poche ore, per pochi chilometri, e specialmente nelle grandi città ci sono tante possibilità di potersi spostare con un'auto non di proprietà, ma grazie ad un'applicazione che ti dà la possibilità appunto di prendere l'auto magari per andare al lavoro la mattina, per uscire il sabato sera con gli amici o comunque ti dà la possibilità di poterti muovere non utilizzando i mezzi pubblici, utilizzando un'auto per ogni necessità e potendolo fare praticamente in tutta libertà.
non solo un'opzione utilizzata dai giovani, ma anche nell'età tra i 40 e i 50 anni, questo tipo di mobilità viene molto apprezzata. Per ora stiamo parlando delle grandi città che utilizzano tanto questo tipo di mobilità, appunto nei centri urbani un po' più, diciamo, lontani o più piccoli questo ancora non è arrivato, ma penso che pian piano si arriverà anche in questo ad avere questo tipo di servizio praticamente in tutta Italia. Crescono anche i noleggi a medio e a lungo termine, questo perché il noleggio ti dà la possibilità di avere un budget predefinito, prestabilito per quanto riguarda l'automobile, sapere che non si dovrà sforare per via di tante altre necessità che potrebbero poi arrivare nel tempo, come per esempio il cambio gomme, un tagliando o qualsiasi altra evenienza che accada all'auto. Con questo tipo di servizio, quindi con il noleggio a breve e a lungo termine, si sa qual è il costo preciso dell'auto durante l'anno e non si avranno delle brutte sorprese. Per cui sempre di più, sempre di meno, direi, auto di proprietà e sempre di più auto sia in car sharing che in noleggio. Ora una piccolissima notizia per quanto riguarda invece i possibili incendi delle auto elettriche. Non stiamo parlando di auto, di problematiche di auto elettriche che vanno a fuoco, ma stiamo che si auto incendiano, ma stiamo parlando di problematiche per quanto riguarda i pompieri invece che devono spegnere questo tipo di auto. I pompieri, infatti, della Germania, i pompieri tedeschi, stanno cercando, vogliono coinvolgere anche le case costruttrici delle auto elettriche affinché si impegnino anche loro direttamente nello spegnimento di questo tipo di auto. Perché per spegnere un'auto a benzina bastano circa 15 minuti e 500 litri di acqua, invece per un'auto elettrica ci vogliono anche 2 o 3 ore e arrivano anche ad essere utilizzati oltre 10.000 litri di acqua. Tutto questo non può essere affrontato solo ed esclusivamente dai pompieri e togliere qualsiasi responsabilità dai produttori di auto elettriche, e questo almeno quello che chiedono, e soprattutto visto che questo tipo di auto va monitorato per altre 72 ore dopo aver spento l'incendio perché potrebbero di nuovo tornare a prendere fuoco, questa non può essere responsabilità dei pompieri. Si è mossa per ore, sono mossi i pompieri della Germania, ma penso che piano piano si sensibilizzeranno anche tutti gli altri degli altri paesi e chiederanno, come giusto che sia, che anche le case costruttrici poi abbiano delle responsabilità in questo senso. Staremo a vedere anche quello che succederà. Bene, veniamo adesso all'ultima notizia e parliamo di monopattini. La Lombardia è probabilmente poi ciò che accadrà nella regione lombarda, potrebbe essere anche esportato in tutte le altre regioni d'Italia, vuole dare una stretta ai monopattini. Gli incidenti avuti nell'ultimo periodo sono davvero tanti, per cui vogliono regolamentare in maniera ancora più stringente questo tipo di mobilità. Vorrebbero che fossero guidati solo da maggiorenni, vorrebbero che chiunque utilizzi questi veicoli indossi il casco e vorrebbero anche che siano assicurati. Non solo quelli che hanno noleggio nelle grandi città, quelli lo sono già assicurati, ma anche quelli dei privati. La stretta su questo tipo di mobilità è avvenuta dopo gravi incidenti e purtroppo anche qualche decesso, e non si può più stare a guardare questo tipo di veicoli e non regolamentarli, perché stiamo arrivando veramente all'eccesso. La Regione Lombardia, specialmente Milano, vorrebbero già partire con queste normative. Qualcuno ha già vietato il loro utilizzo sotto i 14 anni, sopra i 14 anni con l'utilizzo del casco. Vorrebbero addirittura arrivare quindi al punto di farli guidare solo dai maggiorenni, solo con il casco e solo con l'assicurazione. Probabilmente non si arriverà a questo panorama, diciamo così, per questi veicoli, ma farli comunque regolamentare, e anche se stiamo parlando di guidarli magari già dai 14 anni in su,
farli guidare con un patentino, farli guidare con l'assicurazione, sicuramente farli guidare con il casco, e già una normativa del genere andrebbe a restringere un po' il campo, perché magari non tutti possono permettersi un'assicurazione, assicurazione che poi potrebbe costare anche non poco visto l'utilizzo che se ne fa, per cui potrebbe diventare un normale veicolo per la mobilità in città e non un gioco da fare sui marciapiedi, sulle piste ciclabili senza fare attenzione e coinvolgere magari altri pedoni o altri automobilisti o se stessi per farsi del male in questo senso. Bene, con quest'ultima notizia non penso di dover aggiungere nient'altro. Noi con le news ci vediamo martedì prossimo e basta, le solite cose. Se vi piace il video lasciate un like, se vi piace il canale iscrivetevi naturalmente e se vi va seguitemi anche sugli altri social. Ci vediamo martedì prossimo con le news. Ciao ciao!